Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. In questo video sinceramente non so cosa possa succedere, dato che è ben sabato pomeriggio, sono le 5:01 e non ho materiale per mercoledì, cioè per oggi. Ho deciso di aprire il portatile, andare su Google Maps, digitare sulla barra di ricerca di Google Maps, aprire la mappa, cercare poi in questa zona qualche stradina con qualche curva carina che non avessi ancora manco fatto, o almeno un pezzo, ed è uscita questa qua. Bene, l'itinerario era questo. Peccato che ho sbagliato strada ancora prima di iniziare a registrare il video. Dovevo andare di là, invece sono andato di qua. Dato che l'itinerario è andato a puttane, continuiamo a vedere il video. Non so cosa potrà succedere in questo video. Se non succede niente, sarà uno dei soliti delle so mie solite compilation di curve con la musica. Noi ci vediamo, adesso siamo belli in salita e noi ci vediamo appena cominciano le curve. A dopo. Ah, cazzo, fu del naso. Vabbè, a dopo. Posso credere. 12 seconds later. Vaffanculo. Minutes later.
mind all day and all night, and everything he sees is just blue, like him, inside and outside. Blue his house with the blue little window and a blue Corvette, and everything is blue for him and himself and everybody around, 'cause he ain't got nobody to listen. A few moments later. Oh, come cazzo sono salito? In versione AU. Questa strada ve la riporterò. No, l'olio no, no. Cazzo. Questo incrocio, dato che la mia intelligenza non è mai troppa e avendo la spia dell'olio e della benzina accese, ho deciso di continuare il mio tragitto, pentendomene amaramente dopo. Però continuiamo ancora con il video. Dato il fatto che ho anche l'orientamento di un criceto, sono esattamente tornato nel punto dove ho fatto in versione AU. Però continuiamo ancora il video. Dopo diversi chilometri con la paura immane di rimanere a piedi o per la benzina o per l'olio, sperando sempre per la benzina, siamo arrivati al brico di Ponsacco. Sono andato al brico perché l'olio di solito lo compro lì. Ovviamente missione fallita, non c'era quello che cercavo e quindi sono dovuto andare a Pontedera, dove lo compro di solito. Dopo qualche chilometro siamo arrivati a Pontedera al brico e abbiamo comprato l'olio. Missione compiuta, ora bisogna mettere un po' di olio, sembra un cartino a parlare da solo, nel serbatoio senza fare troppi danni. Questi li si mette qui. Buono sconto, lo scontrino. Lo scontrino non so perché l'ho tenuto, il buono sconto può servire. Finiamo di non far troppi casini. E mettiamoci un goccetto di olio. Poi per arrivare a casa. Poi a casa faccio un bel rifornimento. Two hours later. Per aprire questa confezione mi sono distrutto una mano, letteralmente, però... Aia. Aia, mi sono fatto malissimo. Mi sono aperto un dito, mi sono aperto. Evviva, la spia è andata via. Il motore è salvo. Missione compiuta. Prossima missione, benzinaio. Lì si scuoglia. Bella. Ora? Dov'è?
Sono un genio. Ora vado verso casa. Mi aspetti? Oh. No. Sono veramente un cretino. Comunque piacere Matteo. Avevo capito. Avevo capito. Seconda missione compiuta. Quindi questo video direi che è terminato. Tra un po' vado a casa. Spero che questo video con questo itinerario che volevo fare, che poi alla fine non ho fatto, ne ho fatto una parte, vi sia piaciuto. Se è stato così, iscrivetevi, condividete il video con tutti. Quella strada, vi giuro che ve la riporterò in un altro episodio. Quindi non ho più altro da dirvi. Ci si vede in un prossimo video. Ciao.